sotto l'argomento. Tuttavia, mentre Peppino parlava, mi veniva in mente una cosa, cioè come una giornata di questo tipo abbia un valore particolare. E in questo senso io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Sportore perché, che sostanzialmente mette insieme, diciamo, mi pare c'è un romanzo di un giudice dello storico, quindi lo storico è il testimone, perché di questi anni 70 di cui tanto si parla adesso, noi possiamo fornire, diciamo, due chiavi di lettura, certamente più dotta, più puntuale, più precisa quella del professor De Lutis, forse più di pancia la mia. Come voi sapete, io sono figlio di mio padre è stato per la sua breve esistenza un magistrato che per una serie di casi della vita ha avuto modo di occuparsi di vicende scottanti della storia italiana. Piazza Fontana è stata ricordata, le versioni di destra e sinistra, il Banco Ambrosiano, di più ne metta, e che, diciamo, una mattina del gennaio del 79, dopo avermi accompagnato a scuola, venne ucciso. E tutto questo, ovviamente, è un bagaglio che io mi porto, ma non mi porto isolatamente questo bagaglio, perché? Perché il terrorismo è stato, da taluni, accostato, è stato, come dire, letto come una seconda resistenza, nel senso che sono cadute 500 persone, ci sono state circa 5.000 feriti, e allora gli storici hanno pensato che ci fossero delle analogie con la resistenza della Seconda Guerra Mondiale. Io posso citare un'impressione che mi ha molto colpita, e questo mi aiuterà ad avvicinarmi alla risposta